Buon pomeriggio e grazie per essere con noi, come sempre, Sante. Grazie a voi, grazie Alessandra, buon pomeriggio a te e un saluto a tutti gli amici trader. Allora, intanto ricordo ai nostri telespettatori di scriverci le proprie domande e intanto parto con un commento naturalmente di tutto ciò che accade a Piazza Affari. Questo ottimismo, a tuo avviso, è legato soprattutto alle trimestrali che abbiamo visto? Ma quasi sicuramente è legato alle trimestrali, però in realtà il rimbalzo, perché di rimbalzo si tratta, è legato soprattutto alla forte volatilità che ieri il mercato ha espresso. Tieni conto che a livello di volatilità implicita, molte opzioni put non hanno la stessa quotazione di ieri. Quindi, nonostante il forte rimbalzo, le put perdono di meno rispetto a ieri. Quindi c'è ancora volatilità sulle put, il che vuol dire che si tratta di un rimbalzo e bisognerà prestare attenzione a quelli che sono i supporti, pardon, a quelle che sono le resistenze, e in particolar modo per l'Italia bisogna prestare molta attenzione perché la resistenza rimane forte verso i 24.380-24.500 punti. Quindi si tratta di un rimbalzo. Ok, quindi giusto per capirci, poi tra poco naturalmente andiamo insieme a vedere anche tutto ciò che accade a Wall Street. Non arriverà una correzione dopo l'ottimo mese di aprile? Allora, secondo me ci sarà una correzione. Ci sarà una correzione un po' perché statisticamente maggio è sempre un mese penalizzato. Vuoi perché soprattutto in Italia c'è la distribuzione dei dividendi, vuoi perché, prendiamola un po' scherzosamente, c'è il famoso detto sell in May and go away. Quindi a maggio i portafogli vengono un po' mollati perché ovviamente dopo gli ottimi risultati delle trimestrali, chi incassa in America le opzioni, in Europa il dividendo e in altre nazioni le opzioni sempre, perché in Italia è l'unico paese dove il dividendo viene distribuito e viene scontato sul titolo. Quindi a fronte di questo incasso, molti investitori, soprattutto quelli istituzionali, tendenzialmente mollano i portafogli per poi vedere quale è veramente l'efficienza e i rendimenti che possono avere nei 3-6 mesi successivi, che sono quelli più importanti. Ecco, infatti volevo sapere da te appunto se sei soddisfatto da ciò che ci ha comunicato Intesa, e cioè che BCE permettendo distribuirà i dividendi. Credi che questo è un game changer a livello di interesse nei confronti della banca da parte degli investitori, ma anche trader se vogliamo? Allora, sicuramente è un ottimo segnale. È un ottimo segnale perché a fronte di quella che è la decisione della BCE, cioè contenere la liquidità per far fronte ai tempi bui, il fatto che Intesa Messina annunci la voglia e come dire, la prontezza nel distribuire il dividendo vuol dire che le casse di Intesa sono effettivamente liquidi. Effettivamente Intesa è il benchmark del nostro FTSE MIB, è il titolo che più identifica eventuali tendenze positive e eventuali tendenze negative. Come ben sai, io sono sempre investito su Intesa e proprio in questa operazione dove tendenzialmente sono più ribassista, io creo dei cylinder. Così vengono chiamate le posizioni in delta trading, cioè tra call put e titolo direttamente, quindi una sorta di arbitraggio. Tendenzialmente, come ti dicevo, nonostante il forte rimbalzo sia dell'indice che di Intesa stessa, perché è ritornata bene o male ai valori di ieri, perde giusto 0,2-0,3 centesimi rispetto a ieri, comunque la volatilità rimane incentrata come volatilità implicita più sulle put. Quindi ottimo segnale, potrebbe diventare un game changer se soltanto anche le altre, come dire, le altre aziende assieme a Intesa continuassero ad avere prospettive rosee. Il problema è che nell'identificare lo stato dell'economia abbiamo diversi segnali che non sono positivi, cioè il fatto che c'è un rallentamento, almeno in buona parte delle azioni quotate, un rallentamento della capacità di fare redditività. In Europa ci sono i tassi bassi e quindi un segnale di debolezza economica, e in America c'è il rischio inflazione. Quindi c'è, come dire, un momento particolare dove bisogna un attimino riflettere e tirare i remi in barca per vedere dove la marea spinge.
Allora, intanto ti leggo alcune domande dai nostri telespettatori. Roberto chiede un view su FLAC Renewables che dice le ho in carico a 6,18. Vorrei mediare però su quale supporto prossimo secondo Sante? Quindi Falca. Sì, scusate, forse non ho pronunciato bene. No, no, FLAC assolutamente. Renewables oggi cede l'1,98%, questo è il grafico che stiamo mostrando noi proprio in questo istante. Il ticker intanto è FKR. Ok, allora, FKR in questo momento quota 5,72. Esatto. Questo è un supporto molto importante per il titolo, Alexandra. La violazione di questo supporto purtroppo spingerebbe il titolo a degli swing ancora più bassi, 5,54 e successivamente la zona supportiva dei 5,37. Ovviamente, se fossi io a detenere il titolo e dovessi mediare, inizierei innanzitutto a dividere il capitale quanto più possibile, per esempio in 3-4 porzioni, per mediare man mano che scende. Ovviamente questo è un supporto dove una porzione può tranquillamente essere giocata, però sarei più, come dire, rilassato nel mediare sia a livello di 5,65 che poi sulla parte supportiva di 5,35-5,40. È chiaro che l'operazione in mediazione, cioè mediare il prezzo, purtroppo è un'operazione che lascia sempre il tempo che trova, nel senso che siamo contrari al trend, perché il trend rialzista purtroppo risulterebbe positivo solo sopra i 6,40. Quindi mi raccomando, prestiamo attenzione quando ci capitano queste situazioni, soprattutto col money management, importantissimo. Ecco, intanto lo stesso Roberto fa una considerazione che non compra le banche per i dividendi. Beh, poi negli Stati Uniti è proprio diverso perché tantissime persone Certo. comprano le banche anche grazie della distribuzione dei dividendi. Intanto Francesco Vincenti chiede un parere a Sante Pellegrino su Aedes. Aedes. Esatto, non seguo questo titolo, è la prima volta che lo sento, intanto l'ho trovato, oggi cede il 4%, una buona opportunità d'entrata? Allora, dovrebbe quotare 0,49 se non sbaglio. A me risulta 0,1770. Allora, vediamo A forse. Edes il ticker è AED, altrimenti puoi dare uno sguardo al nostro grafico. Allora, AED, eccolo qua, perdono. Allora, sì, quota 0,17, purtroppo titolo sottile, quindi può essere vantaggioso operare in volatilità su questo titolo e c'è una forte accumulazione di volatilità che però in questo momento si sta esprimendo a ribasso perché ha violato il supporto di 0,18,90. Sotto 0,18,90 purtroppo la strada è sempre più verso il basso anche perché siamo fortemente in ipercomprato. L'unica situazione fortunata dove ci potremmo trovare, perché è come un po' comprare questo titolo, è come un po' comprare un coltello che scende in picchiata, è che in questo momento il titolo deve svoltare verso il rialzo, quindi deve andare a ritracciare verso le resistenze che sono 0,1880. Una volta toccato i 0,1880, diciamo che sulla parte algoritmica dell'indicatore di momentum si può creare una divergenza positiva per far rimbalzare il titolo fino alla prima resistenza di 0,20 e la seconda resistenza nell'area 0,2150. Il titolo poi può rimbalzare ancora fortemente fino a 0,2330. Ecco, questo punto era piuttosto importante. Intanto volevo capire il tuo parere anche su Roma, perché la corsa del titolo continua. Secondo te è un comportamento, come dire, logico? Tutto ciò che stiamo vedendo anche oggi, AS Roma in rialzo del 7%, dopo naturalmente i rialzi di ieri appena annunciato José Mourinho. Allora, io tifo per Mourinho, è un grande personaggio, un grande carismatico, Certo. pieno di carisma, quindi forte, un campione. Ha Quindi anche. scusa, tifando per Mourinho, hai comprato anche AS Roma? Io non comprerò mai titoli diversi dai titoli che io preferisco. Purtroppo, come dicevo, un altro grande allenatore, Trapattoni, squadra che vince non si cambia. Quindi Giusto. non rinuncerò mai ai miei titoli. AS Roma ovviamente un'ottima occasione per fare trading intraday, ma anche di brevissima posizione, perché classico titolo sottile dove si entra sulle volatilità, quindi c'è stata una
forte, c'è stato un forte breakout ieri del range di compressione della volatilità e soprattutto l'impennata 0,29 ha dato il là per l'apertura in forte gap up di oggi. È chiaro che già la candela di oggi, che è stata respinta dallo swing di 0,38, un po' fa presagire quello che sarà il futuro del titolo, cioè un ritorno molto probabilmente allineato sui 0,30. Mourinho certamente è un campione, però in questo momento, se non vengono riaperti le squadre, pardon, se non vengono riaperti gli stadi, tutte le squadre di calcio sono in forte crisi economica. Quindi o riaprono gli stadi, oppure anche AS Roma, insieme a tutte le altre squadre, nonostante io sia Mourinho, continueranno a soffrire il brutto periodo economico, purtroppo. Ecco, allora andiamo velocemente, spostiamoci a Wall Street giusto per vedere la situazione lì. Ieri a dichiarazioni, io direi piuttosto importanti, di Jean Etienne, hanno chiesto anche diversi nostri ospiti se le è scappato qualcosa, perché di solito lei è stata sempre brillante a livello di comunicazione. Ieri ha naturalmente detto che prima o poi i tassi di interesse dovranno salire per evitare un surriscaldamento dell'economia americana. Andiamo a vedere velocemente anche gli indicatori macroeconomici di oggi. Io direi anche molto importanti variazioni del livello di occupazione secondo AD, ovvero il settore privato, più 742.000 posti di lavoro. Il dato precedente era di 565.000 posti di lavoro, il consenso 800.000 posti di lavoro. E poi abbiamo visto anche PMI di aprile, finale, PMI finale di mese di aprile a 63,5 rispetto al consenso di 62,2, quindi in netto miglioramento, e non solo, anche indice PMI finale per il comparto dei servizi a 64,7 rispetto ai 63,1 che era il consenso degli analisti. Poi naturalmente, per carità, i consensi variano a seconda delle diverse piattaforme. Quindi dati macro in netto miglioramento. Però Sante, volevamo capire, ciò che ci ha comunicato Janet Yellen era un errore da parte sua, che se lo è fatta scappare quello che pensa, o è veramente c'è la necessità di un allentamento del quantitative easing e soprattutto un rialzo dei tassi di interesse? Ma io mi auguro che lei abbia sbagliato, però è un mio modesto parere. È un mio modesto parere. Mi auguro che lei abbia sbagliato perché aumentare i tassi in un momento dove l'inflazione è in crescita e non è, diciamo, ne sono consapevoli anche loro, vuol dire far pagare un po' di più il denaro a prestito rispetto a una diminuzione del valore del denaro stesso. Cioè, da un lato abbiamo un'inflazione che fa perdere potere al dollaro e non a caso le monete in quest'ultimo periodo, euro contro dollaro, pound contro dollaro, hanno un po' recuperato terreno positivo, nonostante poi nei giorni scorsi sono di nuovo ripiombati nel baratro. Anzi, avantieri, se non ricordo male, li hanno shortate pesantemente, soprattutto l'euro. Però ecco, l'indicazione è questa: cioè se aumenta l'inflazione, quindi il denaro ha meno potere d'acquisto, e da un lato poi si aumenta invece il tasso di interesse, il costo del denaro stesso o dei prestiti fra ovviamente interbancario o quant'altro, non è una bella reazione questa. Quindi mi auguro che la Yellen abbia sbagliato. Così come ha sbagliato, ma anch'io ne sono consapevole perché volutamente non ho fatto l'investimento, ad esempio, in Bitcoin, dove la Yellen li ha appellati come monete di contrabbando, eppure è fresca la notizia che Standard & Poor's vuole creare un indice sulle criptovalute. Quindi, insomma, mi auguro che lei sbagli anche in questa eventuale decisione o pensiero. Ok, intanto ti leggo una domanda di Enrico che chiede un parere su Coinbase, che si è quotato qualche settimana fa, forse un mese fa, sul Nasdaq. Io so le tue posizioni sulle criptovalute, ma poi tra poco ne parleremo. Sì, allora Coinbase Che ancora ne aperto. sappiamo? La gente cambia idea, no? Ma Beh, non io. Sante Pellegrino, forse. No, sono d'accordo con te. Non cambio. Magari cambierò idea fra un paio d'anni, quasi certamente fra 10-15 anni, quando il mercato sarà consolidato, un po' come è capitato per le dot-com. Non sono ancora convinto del fatto che le criptovalute possano essere merce di scambio facile, nel senso che è impensabile cambiare denaro
contro un algoritmo che è distribuito fra milioni di persone che io non conosco. Questo è il mio modesto parere, ma posso sbagliare e mi sarò perso un bull market, non c'è problema. Per quanto riguarda Coinbase, invece, purtroppo siamo sui minimi del titolo. C'è stato un tentativo di chiusura del gap che si è praticamente verificato ieri e oggi anche, tentativo che però non ha sortito un grande effetto. Siamo sicuramente sopra i massimi di ieri, ma all'interno ancora del gap e quindi sotto i 291 che in questo momento sono una resistenza. Il titolo, casomai dovesse andare sotto i 276, andrà ancora più in basso per creare nuovi minimi. Ci sono sempre più volumi in decrescenti sul titolo, quindi non c'è molto interesse, il che lo rende abbastanza pericoloso e soprattutto, siccome è molto volatile, o meglio, creerà questa molta volatilità proprio il fatto che ci sono bassissimi volumi. Quindi a ribasso sicuramente per nuovi minimi sotto i 276, a rialzo eventualmente solo sopra la resistenza di 306. Ok, questo anche era un punto interessante, poi tra l'altro ci tenevo a ribadire che la pensi allora come Charlie Munger, che è il vicepresidente di Berkshire Hathaway, che naturalmente si è espresso molto male a livello di criptovalute, lo ha fatto anche Jamie Dimon, naturalmente l'amministratore delegato di JP Morgan, però ha detto a me non piacciono le criptovalute, ma piacciono ai nostri clienti e allora pensano naturalmente di offrirli anche loro come una possibilità per i propri clienti. Intanto hai detto che pensano di lanciare un ETF sul Bitcoin, è stata rimandata la decisione. Andiamo a vedere infatti come stanno performando le commodities. C'è una spiegazione, Sante, logica per quanto riguarda questa incredibile crescita delle commodities a partire dal petrolio a passare verso i metalli preziosi e secondo te questo trend continuerà? Allora, come ti dicevo, il mercato in questo momento è ad un bivio, nel senso che ovviamente con l'inflazione di cui parlavamo prima contro il dollaro, l'euro si era portato sopra 1,21,50 come futures ed è stato subito shortato. È stato subito shortato, per fortuna, e si è riportato a 1,20 perché quando nel decennio scorso proprio, quando il petrolio saliva, l'euro di conseguenza saliva. Il petrolio ha sfiorato quasi 120 dollari per barile con un euro molto forte e questo rappresentava, diciamo, una copertura per i mercati finanziari, soprattutto all'indomani di quelli che sono stati i mutui subprime nel 2008 quando i mercati sono crollati. Quindi il petrolio sta salendo, si è attestato anche il gold su dei supporti barra resistenze importanti, è sopra i 1750 dollari per oncia il gold ed è sopra i suoi supporti. Se supera i 1780, pardon, 1790, 1800 dollari per oncia, è molto probabile che vada ancora più su perché quella è una resistenza storica da dove è partito per segnare i minimi fino a 1680, da cui potrebbe ripartire fino a tracciare addirittura i 1870 dollari per oncia. E se l'oro, che comunque è una, come dire, materia prima di rifugio, anche a discapito dell'inflazione, vuol dire che, insomma, non c'è una bella prospettiva economica nel mondo. E il fatto che il petrolio, nonostante il cambio di passo e quindi la scelta dell'energia pulita continua a salire e siamo praticamente sopra lo swing di 66, è molto probabile che ritorniamo a farci un giro verso i 68, perché oramai tutta la base di 60 dollari barra 62 dollari è supporto e quindi anche il petrolio è messo bene. E questo ovviamente a fronte di quello che potrebbe accadere. E se dovesse accadere ciò, anche l'euro e il pound e altre monete che combattono contro il dollaro potrebbero ritornare a salire. Quindi tutto a discapito dell'azionario. Ecco, intanto ti chiedo un'ultimissima domanda da parte di Roberto. Come rimani posizionato sul DAX e il FTSE MIB di breve termine? Rimani long? No, non sono assolutamente long. In questo momento stanno solo rimbalzando, anche con le posizioni azionarie. Io sono più tendenzialmente ribassista perché cerco di creare sempre degli spread che
di copertura proprio per non rischiare molto. Quindi il DAX sta rimbalzando da quella che era, da quello che è stato ieri il supporto psicologico di 15.000 punti, supporto molto importante. Ci troviamo poco sopra i 15.080, che è il primo supporto ciclico. Quindi per diventare rialzisti dobbiamo superare lo swing di 15.380 del DAX. Per il FTSE MIB confermo i 24.480 punti per andare a rialzo, perché quello è lo swing invece del FTSE MIB. Perfetto, grazie mille Sante Pellegrino, CEO SantePTrader.com, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Alexandra e grazie a tutti gli amici trader. Buon trading a tutti.